Buongiorno a tutti. Siamo sul quarto dei nostri messaggi sui nostri cinque sensi, su come ci possono aiutare ad sperimentare un rapporto più intimo con colui che ce li ha dato in dono, ovvero il Signore. Allora, quando pensate a una vacanza, quali sono le prime cose che vi vengono in mente come ricordo? Cosa ricordate di? Siete andati in vacanza in un posto, che cosa vi rimane in mente? Il costo. Il costo. Poi le foto. Divertimento. Per cui i marrani, no, le foto. Le cose belle che non ho visto. Le cose belle che non ho visto. L'ambiente dove sei. Altro? La spiaggia. La spiaggia. Il mare. Il mare. Vedete, mi state dicendo tutte cose visive. Tutte cose visive. E io sono come voi, a me mi sono rimaste in mente, mi rimangono in mente le belle cose che ho visto, che so, le cime delle Dolomiti, oppure i palazzi di Noto in Sicilia, oppure i tramonti che ho visto in Africa, in Zimbabwe. Questo significa che voi siete come me, significa che avete una memoria prettamente visiva. Però ci sono altre persone che hanno una memoria differente e si ricordano di più gli odori che hanno sentito, gli odori che hanno sentito nel loro soggiorno. Per esempio, se tu vai in una malga in montagna, senti l'odore dell'erba, oppure mi vengono in mente i viali di Jacaranda. La Jacaranda è una pianta africana che fa dei fiori bellissimi e profumatissimi, viola. Io mi ricordo quando siamo stati a Bulawayo in Zimbabwe, quanto profumavano quei viali. Questo significa, se hai un tipo di memoria del genere, hai una memoria olfattiva. Conosco persone invece che hanno una memoria digestiva, senza fare nomi di persone che sono qua presenti. Tutti i racconti della vita dei loro viaggi vertono su come si mangiava bene in quel posto. Ah, ricordo lì, per i ricordi dove siamo andati, ah sì, facevano un filetto che era la fine del mondo. Perché quell'altro posto, ah, mi ricordo un'impepata di cozze, mamma mia, unica al mondo. Per cui hanno una memoria digestiva. Al di là dello scherzo, il gusto ci è stato dato perché noi possiamo non soltanto nutrirci, non è un discorso soltanto di nutrimento, altrimenti ci poteva bastare una pillola, una bella pasticchetta e facevamo tutto. Ma abbiamo fatto di una necessità quotidiana, quello del cibarsi, un mezzo di conoscenza e di cultura. Si parla tanto della cultura del cibo, no? Che bisogna riscoprire le culture del cibo tradizionale, ma anche per poter fissare un ricordo o un'esperienza. Tanto del nostro gusto proviene dall'ambiente culturale dove siamo nati, dalla nostra cultura. Non ti stupisci se a pranzo ti offrono questi, cocktail di gamberi, buono. A chi è che piace i gamberi? Sono buone. Ma come reagiresti se ti venissero offerti questi? Con un filico, anche con una fogliolina di basilico sopra. Questi si chiamano mopane. Mopane sono dei bruchi grossi, che poi diventeranno farfalle, e sono uno dei cibi più prelibati che si possono mangiare in molte parti dell'Africa. Noi l'abbiamo mangiato, ci hanno filmato. C'è un filmato, quindi vi faccio vedere la reazione che abbiamo avuto. Bruno, da su. Ma quello che sta facendo Giuseppe è dimostrare che stiamo mangiando. Right.
piccantini, belli croccanti. Però vedete, noi abbiamo, che cosa abbiamo fatto? Siamo dovuti andare oltre le nostre origini culturali, oltre la nostra tradizione, perché in Italia i bruchi non si fanno, si schiacciano. Se lo dico tu, non lo schiacci, non lo metti in padella e ci fai il sughetto. Però siamo dovuti andare oltre la nostra tradizione, oltre le nostre barriere culturali, per scoprire che quello che ci hanno offerto non solo era commestibile, ma era anche proprio buono. Anche se non l'avevamo mai assaggiato, anche se era la prima volta che lo sentivamo. Però questo non vale soltanto nel cibo fisico, vale anche nel cibo spirituale. Davide nel Salmo 34 afferma questo: gustate e vedete quanto l'Eterno è. Salmo 34, versetto 8: gustate e vedete quanto l'Eterno è buono, beato l'uomo che si rifugia in lui. Ho appena una nota sulla traduzione. Se voi prendete la Bibbia che normalmente utilizziamo in chiesa, che è la nuova Bibbia, vedrete che il versetto è completamente differente. Che il versetto suona: provate e vedrete quanto l'Eterno è buono, che è radicalmente differente da questo versetto. Per cui in pratica ci sono due tempi: provate, indicativo, e vedrete, un tempo futuro. Io ho usato invece questa versione, quella della nuova Diodati, per due motivi ben precisi. Allora, il verbo gustare, il primo verbo, gustare nella nuova Diodati e provare nella nuova Rivedunta, in originale ebraico è ta'am. Ta'am è un verbo che è usato, pochissimo nella Bibbia, e è un verbo che è specificatamente riferito al cibo, proprio è riferito al cibo. Il secondo verbo è ra'a, che significa vedi, capisci, considera. Sia il primo che il secondo verbo non sono all'indicativo e al futuro, ovviamente una nuova diretta, ma sono all'imperativo. È un verbo, è un modo della lingua ebraica che si chiama tempo qual, che in italiano è tradotto con un imperativo. Davide perciò non ci sta genericamente dicendo: senti, prova un po' questo qui e vedrai che nel futuro ti potrà piacere. Però prova adesso e nel futuro lo sentirai che è buono. Ma sono due verbi all'imperativo. Gusta! Davide sta dicendo: gusta, lo devi mangiare, ne devi sentire il sapore. E poi l'altro verbo all'imperativo, che non è vedrete, ma è capisci, quando, adesso, lo devi gustare adesso e lo devi capire adesso. Anche se è un gusto che non hai mai sentito, anche se non l'hai mai messo in bocca, non l'hai mai assaggiato, deve arrivare a considerare quanto è buono. E questo è il concetto che voleva dire Davide. Cioè, per noi occidentali del XXI secolo, l'esempio che fa Davide in questo salmo non ci fa né caldo né freddo. Perché? Perché noi siamo abituati ai sapori, a tutti i sapori possibili e immaginabili. La scienza dice che percepiamo con la nostra lingua, con le nostre papille gustative, 7 sapori primari. Allora, se pensavate che erano 4, siete in buona compagnia, perché anche io pensavo che erano 4, per cui amaro, acido, dolce e salato. Ho scoperto anche che ci sta l'umami, il comumi e il grasso. Ora, fino al grasso ci arrivo, ma che diamine so, l'umami e il comumi. No, lo so. Umami, ti pensavo del parmigiano. Ah, ecco, vedi, le persone più giovani lo sanno. Le persone vecchie come me, umami, non l'hanno mai sentito. Vabbè, comunque, pensavo. Allora, quale di questi tra amaro, acido, dolce, salato, umami, comuni e grasso è più buono? Qual è il più buono? Nessuno? E tutti? Dipende da come ci piace. Se a te mi lasci sul tavolo della cucina il pezzo di cioccolata più buono del mondo, puoi stare tranquillo che forse ne prendi un pezzettino, ma la sera lo trovi lì. Ma non alza a darti a lasciarmi una busta di patatine o le arachidi o le nocciole sgusciate e salate. Io posso uccidere per una cosa del genere, praticamente tutte quante.
stato. Ora, non era così al tempo di Davide. Al tempo di Davide non conoscevano tutti quanti i saluti. I primi quattro li conoscevano, perché chiaramente l'amaro, l'acido e il salato erano normali, facevano parte del patrimonio culturale della cucina ebraica. Il dolce no. Perché? Perché all'epoca in Israele non era ancora arrivata l'eredità di zuccheri. Per cui non c'erano barbabietole da zucchero e chiaramente il dolce non esisteva se non nel il miele. L'unica cosa dolce che c'era proprio prettamente dolce, perché sì, i frutti erano un po' dolci, però anche erano aspri, salati, eccetera. Il dolce dolce, soltanto dolce, si trovava nel miele. Ma il miele, mica c'erano apicoltori come Mario, non venivano allevate le api. Il miele si trovava soltanto nei boschi, quando trovavi un fago, e prima dovevi convincere le api a andarsene via per prendere il miele. E poi soprattutto, siccome era così raro, era costosissimo, soltanto i re se lo potevano permettere il miele. Il popolo non poteva, non conosceva nemmeno il gusto del miele. Quando Davide parla di gustare Dio, con tutta probabilità, e poi vedremo perché dico questo, stava proprio pensando a questo dolce, a questo gusto dolce, al gusto del miele, una cosa buonissima che mettevi in bocca e dicevi: mamma mia, che cos'è questa cosa divina? Perché non l'avevi mai sentita. E invece Davide dice una cosa ben precisa: non è che lo vuoi, lo devi gustare, deve entrare a far parte della tua cultura, anche se non l'hai mai assaggiato, lo devi sentire quanto è buono il Signore. Ora, ovviamente quella che fa Davide è una metafora, no? Dice una cosa per indicarne un'altra, per far capire quanto era meglio di qualsiasi cosa a Dio. Davide diceva: c'hai presente quella volta che hai assaggiato il miele? Sì? Beh, Dio, la parola di Dio è enormemente migliore. Era un paragone che calzava, perché diceva: la cosa più buona che tu hai mai sentito è niente rispetto al Signore Padre Eterno. Ma come si fa a gustare l'Eterno? Qual è la maniera perché possiamo assaporare l'Eterno? Ce lo spiega il Salmo 119, vi leggiamo un brevissimo passo. Salmo 119, Salmo di lungo della Bibbia, 197 versetti, Salmo in acrostico, con tutte quante le lettere dell'alfabeto. Si dice che Davide usò questo Salmo, il Salmo 199, per insegnare l'alfabeto allo suo figlio Salomone. Ma è una storia, per cui non sappiamo nemmeno se è stato scritto da Davide. Che dice così: Salmo 119, da 97 a 103. Oh, quanto amo la tua legge! È la mia meditazione tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho più saggezza dei vecchi, perché ho osservato i tuoi precetti. Ho trattenuto i miei piedi da ogni sentiero malvagio per osservare la tua parola. Non mi sono allontanato dai tuoi giudizi, perché tu mi hai istruito. Oh, quanto sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. Ecco, era quello di cui parlava Davide. Probabilmente non siamo proprio simili al 100%, ma probabilmente l'ha scritto Davide. Ci dà la ricetta giusta per poter gustare, per poter assaporare il frutto, il sapore più buono del creato. La prima: ama la parola di Dio. Versetto 97, prima parte: oh, quanto amo la tua legge. Ora, capiamoci bene. Questo libro qua, nonostante i problemi che ci possono essere per le traduzioni, nonostante quelli, che sono cose piccole e inerzie, non è un libro che, se lo leggi più o meno dentro questo, in mezzo a tante storie belle, tante storie strampalate, comprese asini che parlano, ci trovi l'informazione di Dio. Dice: vabbè, leggo un po' di storie un po' strane, però alla fine, tra un
mani che l'altra, c'è la parola di Dio. Questa è la parola di Dio, tutta. Questa è completamente ispirata. Poi magari la traduzione può essere più o meno accurata, ma questa è la parola di Dio, tutta. Per cui se tu ami Dio non puoi non amare la sua parola. Non puoi non frequentare la parola di Dio. Altrimenti l'amore tuo è difficile da dimostrare. È come se tu dici, io quanto amo mia moglie, però deve star zitta. Non ne parla. Te amo, ma zitta. Seconda cosa per gustare di Dio. Meditala ogni giorno. Davide dice la seconda parte del 97. È la mia meditazione tutto il giorno. Allora, chi non è stato all'estero? Quasi tutti. Per un periodo più lungo di una settimana. Quanti sono stati all'estero più di una settimana? Siamo in tanti. Qual è la cosa che ti è mancata di più del cibo? Del cibo, stiamo parlando del cibo. Quale cibo mi ha mancato? Bevanda mi ha mancata di più. Il caffè. A me e a molti manca il caffè. Quello vero, italiano, scuro, denso, con la semina sopra. Abbiamo una napoletana che dice a me proprio, ma ci muoio. Talvolta tento quando sono all'estero, tento qualche no, Starbucks, no, assolutamente. C'è come si chiama? Costa, che fa una specie di rotaia che somiglia, ma somiglia, non è il caffè italiano. Infatti quando lo prendo l'ho provato di no, perché l'ho fatto? Questa è rotaia. Quello che chiamava Totò, questa è ciofeca. Ora per via della mia generale purtroppo non posso più bere, non mi bevo del pepe solitamente, ma prima per me il caffè era una cosa quotidiana, lo prendevo dai 2 a 3 al giorno. Quando 6 su 5 comincia a essere preoccupante, però 2 o 3 al giorno me li facevo. Ero in una certa maniera dipendente, tant'è vero che più di una volta mamma mi avevano offerto di mettere la macchinetta del caffè al negozio per i clienti, più di una volta ho detto no, perché altrimenti la macchinetta me la devo toccare. Chiaro? E proprio fa male il cuore. La lettura della parola deve essere come il caffè. Come il caffè. Anzi, molto più del caffè. Molto più del caffè. Deve diventare una costante nel tempo. Una costante, un qualche cosa che c'è sempre, da cui tu diventi dipendente. Ora, quant'è la tempistica? Quanto ci vuole prendere un caffè? Dipende. Se magari stai andando al lavoro come io la facevo la mattina, caffettino al volo, giù e partenza. Altre volte, quando viene un amico, ti dici ci prendiamo un caffè, oppure andiamo a prendere un caffè, ti fai il caffè, te lo metti lì davanti, soprattutto se è estate, te lo sorseggi con tutta tranquillità, un concettino per volta, mentre parli. Per la parola è la stessa cosa. Non è detto che tutte le mattine tu leggerai pomeriggio o se leggerai un'ora di Bibbia. Qualche volta capiterà che leggi un'ora di Bibbia e qualche volta capiterà che butti giù 5 minuti o 2 minuti di parola. Ma l'hai fatto, l'hai messa, l'hai meditata, l'hai messa dentro la tua giornata. Così come i tempi del mio caffè erano variati, quindi potevo buttare giù due fiato oppure prendere un caffè, avrò lo stesso tempo di trascorrere in lettura o poco o tanto. L'importante è gustarlo su base quotidiana per gustare il miele che c'è nella parola. Terza parola. Applicala alla tua vita quotidiana. Versetto 99. Ho più conoscenze di tutti i miei maestri perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Le testimonianze del tuo insegnamento, meditazione, capire. Allora, ti ricordi quando eri a scuola, cosa faceva il maestro per insegnarti il problema? Cosa faceva? Normalmente. Come? Pupetti, no? Non ho capito. Usava i pupetti. Sì, usava, e poi ti faceva vedere fisicamente come erano le cose, vero? Quindi ti faceva un esempio, ti diceva questo problema,
ci sono questi, vedi, ok. E poi che cosa faceva? Ti dava i compiti a casa e ti diceva: guarda, quello che i cubetti che hai visto a scuola li devi fare anche a casa. Ti dava un esempio, ti aveva fatto un esempio, ti aveva istruito. Ecco, poi diceva: ecco, per risolvere il tuo problema fa questo. La Bibbia è un libro pieno di problemi risolti. Qui dentro i problemi sono tutti fatti risolti. Non c'è un problema, non c'è un problema che è rimasto irrisolto. Quando c'è un problema, Dio lo risolve e ti dà la soluzione qua dentro. Qua dentro. Per poter ottenere il miele ogni giorno. Però c'è un problema, non basta leggere le soluzioni. Perché leggere le soluzioni è una cosa, devi anche, dice il versetto, meditarle, ovvero pensare che cosa significano per te, come si applicano le soluzioni che sono in questa, nella parola di Dio, ai miei problemi personali. È quella la cosa importante, applicarli alla tua vita. Quarto metodo, rispetta le sue regole. Versetto 100. Ho più saggezza dei vecchi perché ho osservato i tuoi precetti. Precetti significano insegnamenti barra regole, sono le regole. Allora, per trovare la circonferenza del cerchio, come si fa? Qual è la formula? Allora, 3,14 e per diavolo. Per il diametro, certo, giusto. La formula per risolvere la circonferenza del raggio è 2 pi greco r, due volte il raggio per il diametro moltiplicato una costante che è 3,1415, una serie di numeri enormi, che si chiama pi greco. Ora, qual è la regola? Per poter sapere il risultato devi rispettare la regola. Perché se tu fai due volte il raggio, il diametro, non hai risolto il problema. C'è una regola, devi applicare. Dice, ma che cosa è 3 pi greco? È un numero. E perché lo devo applicare? Perché è una regola. Perché altrimenti non funziona. C'è una regola che è stata data, che ti dice, vuoi avere la circonferenza? Bene, devi applicare quella regola, devi metterci pi greco, perché altrimenti non succede. La stessa cosa vale per quello che c'è scritto qua dentro. Se tu hai un problema e vuoi trovare la soluzione e c'è una regola da rispettare qua sopra, non puoi dire, vabbè, vedo di fare metà di quello che mi dice, ma la regola la lascio fuori. Non funziona. Il diametro del cerchio non lo trovi, trovi un'altra cosa che non è il diametro del cerchio e non troverai la soluzione al tuo problema. Ci sono delle regole date da Dio che vanno rispettate se vuoi avere nella tua bocca il miele della sua. Quinto metodo, scegli il percorso giusto. Versetto 101. Ho trattenuto i miei piedi da ogni sentiero malvagio per osservare la tua prova. Questo è il GPS. È il GPS più accurato che tu possa avere. È una mappa itinerante che puoi portare sia fisicamente con te, sia personalmente dentro di te se l'hai memorizzata. È una mappa, è un GPS dove contiene soltanto sentieri sicuri. I sentieri che sono qua dentro sono tutti quanti verificati al 100%, altro che Lonely Planet o Rough Guide. I sentieri qua dentro sono tutti verificati, praticati e sono sicuri. Questo non significa che saranno semplici, questo non significa che saranno semplici, alcuni saranno molto difficili, ma sono sicuri. Altri percorsi che possono sembrare molto semplici, molto facili, portano a burle. Ma proprio per questo, dice il versetto, vanno scelti. Il salmista dice, ho trattenuto i miei piedi, cioè sono stato attento a dove passavo, per osservare, per scegliere quello che sono i due sentieri. Per cui io ho guardato dove andavano i miei piedi sulla base di quello che tu mi dici.
tanto comodo, dice, ma io da qui a lì perché devo fare questo giro di qua, di sotto, andare su, scendere, andare, ma cioè da qui a lì è tanto facile. È la scorciatoia che il Signore ti dice non funziona, quella è pericolosa, lì cadi, lì cadi. Invece, sesto sistema, non smettere mai di apprendere. Versetto 102. Non mi sono allontanato dai tuoi giudizi perché tu mi hai istruito. Sapete qual è il rischio più grande per tutti i credenti? Qualsiasi credente, il rischio più grande è quello di sentirsi arrivati. Io sto bene così, sono completo, ho capito tutto, so tutto, applico tutto, tutto quanto. Adesso so come fare, non mi serve nient'altro di apprendere. E allora è il momento in cui cadiamo. Lo scrittore Ernest Hemingway, che non era credente, ha detto una cosa molto saggia. Ha detto: siamo tutti apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai maestri, la vita. Noi siamo tutti apprendisti, siamo qua per apprendere, in questa vita siamo soltanto apprendisti, noi siamo incompleti, noi siamo costantemente in debito di informazioni, dobbiamo continuare a informarci perché non sappiamo come fare le cose. La settimana scorsa Jim parlava di Maria, sorella di Marta, che sedeva ai piedi di Gesù e prendeva istruzioni. Quella è la nostra vita. La nostra vita è quella di sedere al fianco, ai piedi di Gesù e di continuare anche. Mia mamma è morta a quasi 90 anni. A 90 anni ancora sedeva ai piedi di Gesù per prendere istruzioni. È quello che dobbiamo fare, sedere lì. Sedere lì. Abbiamo bisogno di sedere come Maria, sorella di Marta, ai piedi del Signore. Il buono da assaporare arriva attraverso quello che Lui, il Maestro, giudica buono, non quello che io penso sia buono. Davide afferma: gustate e vedrete quanto l'Eterno può. E in quei sei passi ci indica che ci indica la maniera in cui ci può davvero far assaggiare il cibo più buono del creato. Quelli sono sei passi importanti, ma Davide aggiunge un altro pezzettino al versetto. Beato l'uomo che si rifugia in lui. Beato, l'ho detto sempre ogni volta, è una parola in evangelichese, in biblichese. Significa felice. Ma vuoi essere felice? Vuoi essere felice? Allora devi rifugiarti in lui. E chi è questo lui? Cosa significa questo? Ce lo spiega l'Apostolo Pietro, in Prima Pietro, nel versetto al capitolo 2, dal versetto da 2 a 5, dove usa proprio il passo di Davide. Cita proprio quel passo per spiegare dov'è il rifugio che dobbiamo cercare. Pietro dice così: desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Ecco il versetto di Davide. Accostandovi a lui, a Gesù, Pietro è vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Per mezzo di Gesù Cristo. Se non ti accosti a Gesù, se non gusti la parola di Dio per mezzo di Gesù Cristo, attraverso Gesù Cristo, il miele non può arrivare nella tua bocca e nella tua vita. Pietro afferma che il tuo sacrificio, attenzione, non sono sacrifici carnali, sono sacrifici spirituali. E sono proprio quelli che dice Davide. Sono quelli i sacrifici, come amare la parola e meditarla ogni giorno, come applicarla alla tua vita rispettando le regole, scegliendo
le vie giuste e non smettendo mai di apprendere. Quelli sono sacrifici, sono alcuni dei sacrifici spirituali che possiamo fare a Gesù. Allora a quel punto sarai gradito a Dio solo attraverso Gesù Cristo. Gesù ha detto questo in Giovanni capitolo 6, versetto 48 a 51. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. Ho detto all'inizio del messaggio che talvolta bisogna andare oltre le proprie leggi, oltre le proprie i propri setti culturali, oltre la tradizione, per scoprire che quello che viene offerto è qualcosa di veramente squisito, anche se non l'abbiamo mai provato. Io penso a molte persone che per tanto tempo hanno frequentato magari chiese anche evangeliche, ma soprattutto qua in Italia cattoliche, andando soltanto a vedere, ad ascoltare, ma non cambiava la sua vita. Non cambia. Bisogna andare oltre quella cultura, oltre quella barriera culturale che ti dice: vabbè, quello è il cibo che ho sempre ricevuto, quello è il cibo che mi è stato sempre dato e a me basta. Il Signore ti dice: no, tu devi andare oltre quello, devi assaggiare di più di me. Io voglio darti di più di quello che è soltanto un antipasto e nemmeno un antipasto della mia parola e della mia presenza. Molti di noi hanno sperimentato un solo cibo spirituale in passato, ma non hanno mai assaggiato il vero pane di Cristo, il vero pane di Cristo, il rapporto profondo, costante, quotidiano con la parola di Dio e con la presenza di Cristo tramite lo Spirito Santo. Ora ti domando in conclusione: dove sei oggi? Dove sei? A quale mensa sei seduto? A quale mensa sei seduta? Se stai mangiando ancora la manna nel deserto, guarda. Se ti illudi che basti leggere o frequentare una chiesa e vivere poi come vuoi, non io, Gesù ti indica il destino che fare. Leggilo. Ma se gusti il pane della vita, se credi e segui Gesù, il miele dell'Eterno, una vita al suo fianco e per sempre, è quello che lui ti promette. Leggi. Lui ti dice: se segui me, tu hai una vita eterna a fianco a me. Gustare Dio, come dice Davide, è un imperativo sempre. Se hai capito, non puoi fare a meno di gustare Dio. È quella la cosa importante. È un imperativo anche capire che il suo cibo, il solo suo cibo, è un cibo di vita eterna. E lo devi ricercare ogni giorno se vuoi il miele della tua vita. Andiamoci a pregare. Grazie Padre della tua parola, grazie che ci hai lasciato il libro che non è soltanto un libro, ma la tua parola. Sono i tuoi voleri, i tuoi insegnamenti, le tue guide, le tue mappe, le tue soluzioni per la mia vita. Se tu che hai ascoltato sei stato colpito, sei stato colpito da qualcosa che hai sentito oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio gustare il miele nella mia vita. Io voglio amare, o amare di più se già amo la tua parola. E me lo voglio meditare ogni giorno. Ti prometto, Signore, che io ogni giorno, anche fosse per 2 minuti, per 3 minuti, mediterò, aprirò la tua Bibbia, aprirò la tua parola e la leggerò e la farò mia. Signore, io non voglio che rimanga soltanto su quel libro.
Non voglio che resti soltanto una parola scritta, ma voglio che diventi una parola viva, applicandola alla mia vita quotidiana. Voglio rispettare le regole. Ci sono delle regole in quel libro che io voglio rispettare, e ti dico che io, anche se mi costerà, le voglio rispettare, scegliendo il percorso giusto e non quelli che piacciono a me e le scorciatoie che mi indica il mondo. E infine, Signore, io non voglio smettere mai di apprendere. Io voglio continuare fino all'ultimo giorno a essere un tuo discepolo o una tua discepola seduta ai tuoi piedi per apprendere dalla tua voce queste cose che prendono il tuo sacerdozio.